Sì, ecco, riprendo la linea qui dal Cartisano, siamo con mister Parentela, mister Bersersale. Mister, le assenze forse oggi hanno pesato tantissimo. Ma no, perché comunque chi ha sostituito gli assenti ha fatto una buonissima gara. Io credo che abbia pesato il gravissimo errore arbitrale, perché lo hanno ammesso anche i dirigenti avversari, lo hanno ammesso i giocatori, quindi è stato veramente un rigore veramente vergognoso, perché l'arbitro era lì, quindi ha voluto inventarsi questa cosa, non si capisce il perché. Ero con gli amici di Bovalino, si parlava di questo, quindi non che la Bovalinese poi alla fine credo di aver anche meritato di vincere la partita, però fino a quel momento noi avevamo fatto una grandissima gara, un primo tempo dove la mia squadra praticamente è stata a dir poco perfetta, aveva fatto qualcosa in più della Bovalinese. Era una gara che parlavamo prima con il mister Chiaco da pareggio, e l'arbitro ha deciso di cambiare il risultato. Comunque, ecco, su questo si discute tantissimo, su questo calcio di rigore, però si discute anche su un secondo calcio di rigore che forse era più netto rispetto al primo. Assolutamente, questo fa avvalora quello che si è detto prima, perché il secondo rigore era comunque nel recupero, quindi quello che era un rigore netto visto da tutti l'arbitro non l'ha concesso, quindi significa proprio che quello precedente se l'era inventato, e quindi ha voluto un po' fare finta di niente sul secondo, ma comunque lì è conseguenziale al primo, quindi nel senso la partita è cambiata in quel momento là, quando ha dato il primo calcio di rigore. Poi comunque la Bovalinese è continuata a giocare, mentre noi ci siamo solamente innervositi, e quindi abbiamo perso quel tipo di mentalità che avevamo avuto fino a quel momento. Comunque io, ecco, mi riferivo al fatto dell'assenza, perché ho visto una squadra molto ordinata, compatta tra centrocampo e difesa, però nella costruzione del gioco si giocava moltissimo sui lanci lunghi. Poi si è arrivato al punto che il portiere lanciava per gli attaccanti, che erano il numero 30, cioè Santa Guida, mi sembra prima c'era il numero 9, poi il giocatore numero 7, che erano quelli che cercavano di spingere, quindi si cercava di spostare il lancio lungo, non la costruzione, magari con un scambio a centrocampo, con palla a terra, come invece faceva la Bolognese, che quando poi arrivava nei pressi del portiere, del Perrottino, non riusciva ad entrare per la grande compattezza del Sersale. No, non sono d'accordo nella prima parte, perché io nel primo tempo ho visto il contrario. Noi abbiamo costretto loro a fare dei lanci lunghi, perché giocavano sempre con il lancio del loro capitano, mentre noi abbiamo fatto, secondo me, delle buone trame di gioco. Comunque anche i lanci erano preparati proprio per mettere in difficoltà. Poco fa mi faceva i complimenti il mister Chiriaco proprio perché lo avevo spiazzato con questo tipo di gioco, quindi era qualcosa di preparato. Mentre successivamente il rigore, ti do pienamente ragione, la squadra ha completamente lasciato la testa su quell'episodio e non ha più giocato, e quindi da quel momento in poi noi abbiamo meritato la sconfitta e la Bovalinese ha meritato la vittoria. Io faccio i complimenti alla Bovalinese, faccio i complimenti al mister Chiaco, perché credo che sia un ragazzo molto preparato, e quindi questo ti fa capire che sono molto onesto nel valutare tutta la gara e tutte le situazioni. Comunque anche con una sconfitta la situazione in classifica non è che è diventata drammatica, anzi per gli altri risultati che si sono avuti sui campi ancora voi avete una buona posizione, mentre i tre punti per la Bolognese sono oro. Sì, sicuramente, chi vinceva faceva un bel salto in avanti, è una bella fetta di salvezza questa per la Bovalinese. Noi siamo ancora lì, è normale che era meglio fare il risultato, però insomma noi ci teniamo comunque il lavoro che facciamo settimanalmente, una buona prestazione, anche perché qui comunque è un campo difficile, dove hanno perso anche la Regione Mediterranea, hanno perso altre squadre, quindi non era una gara facile. Io credo che il nostro portiere non ha fatto nessuna parata, come nemmeno quello del portiere. Ma l'equilibrio c'è stato. Perché, appunto, quindi è stata comunque, secondo me, un'ottima gara da parte nostra. Poi l'episodio ha cambiato la gara, però poi la Bovalinese ha legittimato il risultato. Comunque, secondo me, complimenti, perché la sua squadra è una squadra che tranquillamente può arrivare all'obiettivo della salvezza.
Sì, questo lo credo anch'io, speriamo di riuscirci prima possibile. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata allo studio.